Reduce dagli ultimi successi conquistati in ambito musicale, l'orchestra della scuola Ettore Romagnoli di Gela si è esibita ieri dinanzi al proprio pubblico nei locali dell'auditorium dell'istituto scolastico. Ancora prestigiosi traguardi per chi sposa il progetto musicale, riconoscimenti in serie. Abbiamo partecipato il 30 maggio ad Eceriale, un quinto concorso internazionale, dove siamo classificati primi con l'orchestra, primi con una musica da camera, formate da flauti e trompe, e poi un secondo posto un duo di chitarra, un altro primo posto un quartetto di chitarra e poi come solista abbiamo avuto un ragazzo di terza media, Lambri Vincenzo, che ha fatto il secondo posto, un altro secondo posto il pianista Fidone Emanuele e un primo posto di un ragazzo di prima che ha stupito proprio la commissione, un suono che è spettacolare, proprio i ragazzi di prima sono rimasti scioccati, ha fatto il primo posto, Michele Vitale. Poi il 31 maggio abbiamo partecipato alla terza edizione del concorso Gelasi Music di Gela, dove siamo arrivati anche al primo posto. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Parliamo di una scuola che è già al 22esimo anno di indirizzo musicale e quindi è una scuola che ha maturato una grande esperienza anche in sede di concorsi nazionali e internazionali. Certo quest'anno sì, c'è stato una sorta di cambio di passo, nel senso che anche grazie all'inserimento di ulteriori strumenti all'interno del nostro parco offerta formativa e quindi ad esempio all'inserimento delle percussioni, delle chitarre elettriche, è stato possibile veramente raggiungere un suono, un ritmo molto particolare che opportunamente guidato dai docenti del dipartimento di strumento, un dipartimento quest'anno estremamente affiatato, estremamente brillante e tra l'altro anche integrato dagli aspetti positivi della legge 107 della buona scuola, l'organico di potenziamento, abbiamo un docente potenziatore proprio di strumento, mi pare che siano stati raggiunti veramente risultati molto lusinghieri, che intanto danno soddisfazione alle famiglie, perché vedono che i loro figli non solo vengono a scuola ampliando tra l'altro l'attività curriculare per imparare uno strumento, ma lo fanno anche per imparare uno strumento e suonarlo insieme agli altri, ottenendo dei risultati comuni.